La conquista del robot. Lei, quella ragazzina, era probabilmente l'unica umana sopravvissuta sulla Terra insieme ai suoi genitori. Era la figlia di una scienziata e di un tecnico, anche loro sopravvissuti a ciò che i loro colleghi avevano creato. Era successo 2 mesi prima. Uno scienziato aveva creato il piccolo XB8, un robottino quasi innocuo. Poi però qualcosa nel metterlo in funzione era andato storto e il prototipo XB8 si era trasformato in una minacciosa macchina dal compito di disintegrare ogni forma di vita, iniziando dagli umani. La popolazione terrestre in pochi giorni era stata quasi distrutta del tutto. C'erano poche speranze di sopravvivere, ma ormai tutto era perduto. Il robot non è impermeabile, disse allora la madre. Poi chiese alla figlia: Kami, ricordi quando ti ho regalato quel boccaglio allungabile per esplorare il fondo del lago? Potrebbe essere la nostra unica salvezza. Allora, ricordi dov'è? Kami non ricordava, forse nel laboratorio. Era lì la scorsa estate ed ora sarà lì di sicuro. Dobbiamo andare in laboratorio e se lì è tutto a posto, il professor Castrinters sarà ancora vivo. Il professor Castrinters era un uomo gentile, intelligente. Lui sapeva che non avrebbero dovuto provare a sostituire la mente umana con una macchina senza cuore. Arrivati al laboratorio, sul lago, era tutto come la ragazzina aveva previsto. Il capannone dorato sulla riva si specchiava sulla limpidissima acqua del lago, una sola finestra era aperta, da quella si sentiva un rumore di vetro spostato e un fischiettio. Il tecnico bussò. Aprì un uomo sorpreso, anche lui in questi 2 lunghi mesi credeva di essere rimasto solo al mondo. «Salve Gianni, ma come avete fatto a sopravvivere? Ciao Lina, da quant'è che non ci vediamo? Oh Kami, quanto sei cresciuta in questi 2 mesi, come posso aiutarvi?» Salutò il professore gentilmente. La mamma Lina rispose: «Buongiorno Carmine, ci servirebbe il giocattolo di Kami, il suo boccaglio». Entrarono. Il professor Carmine li fece accomodare, Kami frugò nel laboratorio per un po', dalla stanza vicina si sentivano le chiacchiere degli adulti. Lei tornò nel soggiorno dove la madre sorseggiava un tè e il padre parlava con il professore. Si sedette sulla poltrona rossa e disse: «Ho trovato il boccaglio e anche il progetto del robot, era dentro una scatola». Prese un biscotto alla nocciola e mostrò alla madre un foglio. C'erano scritte cose strane come combustione, magnetismo, sfruttamento energetico. In alto vi era la scritta XB8, prototipo numero 24005-06790, codice del sistema 4420442110124PVPRT. PXB8. Sotto c'era una firma: Tino Gastrolini. Come? Dottor Gastrolini ha creato quel disintegratore. Lo dicevo io che non era adatto per questo lavoro, disse la signora Lina indignata. Chi sarebbe questo Tino, amore? Chiese Gianni. La mamma di Kami disse che non era importante, che era solo un uomo con strane idee, e ritornò al suo tè. «Restate a dormire qui», chiese poi il professor Castrinters. «Dai, mamma, possiamo, e poi domani cercheremo un modo per proteggerci dal robottino, ti prego!» La mamma all'inizio esitò. Guardò il babbo che le disse: «Dai, Lina, sarà solo per questa notte». Alla fine Lina, rassegnata, cedette e rimasero lì, in laboratorio. La mattina seguente Kami si svegliò di buon umore, andò in cucina, prese un bicchiere di spermuta e una brioche alla vaniglia, si sedette in soggiorno e iniziò a gustare la brioche. La mamma entrò, le diede un bacio e si preparò il caffè. Il babbo stava in camera, Kami lo raggiunse, preparava le valigie. «Sbrigati tesoro, prendi le tue cose e partiamo. Io e Carmine abbiamo trovato un modo per disattivare il robot. Servono i numeri del progetto che hai trovato tu. E abbiamo scoperto che forse è successo tutto per colpa di un numero sbagliato. Quella macchina era pericolosa, sì, ma solo secondo come l'attivavi», le disse. La bambina allora
chiese di poter uscire per poter salutare quel magnifico posticino sul lago. Entrò nel boschetto dietro il laboratorio, passeggiò un po', quando però vide una lucetta rossa strana che si muoveva, poi un cigolio, rumore di foglie schiacciate dai piedi, piedi come quelli dei bambini di 7 anni, come Kami, piedi piccoli ma non troppo. Da dietro un albero sbucò qualcosa, la bambina urlò, la cosa indietreggiò e disse con voce metallica: «Ciao, io sono XB8, prototipo numero 24005067900, non volevo spaventarti». Kami si stupì, come faceva un mostro così ad essere gentile con lei? «Scusami tu, ma perché hai disintegrato così tanta gente?» chiese. Lui allora raccontò che il suo creatore lo aveva costruito per salvare l'ambiente, ma lui, facendo una ricerca, aveva capito che la più grande minaccia per l'ambiente erano gli uomini. Allora decise di distruggerli. Solo pochi potevano rimanere sulla Terra. Tra questi c'erano Kami, i suoi genitori e il professore. Anche il suo creatore non rispettava la natura, allora lo polverizzò. Kami capì che forse il robotino XB8 aveva detto la verità e aveva un cuore forse più sensibile del suo, perché aveva capito che c'era qualcosa nel comportamento degli umani che non andava, che forse questo non sarebbe successo se loro se ne fossero accorti e avessero cambiato abitudini. Barbara Contini, di Putifigari.